Allora, riallacciandoci a quello che stavamo Sì, dicendo, certo. comunicato numero 8 delle Brigate Rosse, che non sto a No, leggervi vabbè, quelli passi più importanti. perché comunque lo trovate su internet. Io mi ricordo nel lontano, in che anno mi sono diplomato, nel 2003, 2004, non me lo Te lo ricordo più. saprete voi, Non lo so. io non. E feci la tesina sui 68 italiani, era una tesina che andava dal 1968 al 1978 e si chiudeva ovviamente con l'omicidio di Moro e con la professoressa si disse mettiamo nei documenti qualcosa di interessante. Io andai su internet e trovai il comunicato numero 1, ce lo misi con lo stemmino, la stella a 5 punte cerchiata e Che quando era la un simbolo che poi a beneficio di chi segue anche facile da rifare Certo, perché cioè, chiunque, fu scelta apposta. chiunque sa rifare quel signore, non lo trovo, ma insomma, Non è come un è la falso vittorio, cioè nel senso. è elaborata, ma anche una falce e martello, cioè, è più, ancora più elaborata, Esatto, sì. no? E con la professoressa, quando vide, insomma, ci avevo messo nei documenti, Madonna mi disse, mi chiamava Berna, che lei, no? Donna Berna, dice, non ci arresteranno mia, dice. Vi faccio un breve Sì, sunto certo. di quello che ci dice il comunicato numero 8. Nel comunicato numero 8, le Brigate Rosse chiedono la scarcerazione di alcuni brigatisti che erano stati arrestati. Se volete, vi faccio alcuni nomi: Mario Rossi, un nome abbastanza generico, Rosso c'è, Giuseppe Battaglia, rosso ci Augusto sta Verri, bene, vabbè, può essere comunque, chiunque. Renato Curcio. Famoso Famoso, questo. famosino, Questo è eh? famoso, questo è famoso. Chiedono la scarcerazione di alcuni brigatisti in cambio della liberazione di Moro. Se così non sarà, trarremo immediatamente le debite conseguenze ed eseguiremo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato. A questo punto era già il processo. Era già Il stato fatto. processo del popolo, come lo chiamano loro, la prigione del popolo, il processo del popolo, soprattutto no. Io li chiamo sovietismi, perché alla fine vengono da lì. Sì, anche se diciamo erano manovrati da chissà quale altra Alla situazione. facciata, diciamo, alla pubblica facciata, diciamo, era così. Di fatto, le Brigate Rosse chiedono appunto la liberazione di alcuni brigatisti in cambio dell'onorevole Aldo Moro. Cosa gli viene risposto? Picche. Come è stato risposto Picche la volta dopo? Quando veniva chiesto, cioè Aldo Moro chiedeva a Zaccagnini e a Le compagnia. migliaia e migliaia di lettere e Sì. appelli che Aldo Moro fa dalla prigione del popolo non viene ascoltato perché viene considerato pazzo. Di fatto viene dichiarato pazzo. Ci non ha più il senno della ragione, non possiamo ascoltare quello che ci chiede. Perché ci chiede di collaborare con dei Dei terroristi. terroristi. Sì. E la DC si poteva permettere di collaborare con i terroristi? No, Però perché sennò facciamoci avrebbero. un'altra domanda. E lo Stato? Di fatto rappresenta lo Stato. La DC anche, perché guidava il governo del paese, che tra l'altro era il primo governo di solidarietà nazionale, a maggioranza allargata ai PC. Questo cosa vuol dire? Non che i PC, No, Partito Comunista beh. Italiano, facesse parte del governo. No, Per la però. prima volta il PC si sarebbe astenuto dal votare la maggioranza del governo, perché fino al giorno avanti aveva sempre votato contrario. Ecco, qual era il passo avanti, no? L'astensione. E la cosa che meraviglia magari ancora di più, noi no perché siamo diciamo un po' del mestiere, no? Ormai lo sappiamo ormai queste cose, lo stesso PC rifiuta di trattare con i terroristi. L'unico che era favorevole a, come dire, a una trattativa era quello che di lì a poco sarebbe diventato il segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. No, la dice lunga. Questa la dice lunga. E Abbastanza. questo, cari amici, compagni e colleghi che ci state seguendo, cosa vuol dire? Vuol dire che Aldo Moro doveva morire. Cioè, da
da qui sì. Non si scappa. Esatto. Era stato deciso. Deciso oltreoceano che Aldo Moro doveva morire. Perché ne parlavo anche mentre tornavo a casa prima con una persona, vabbè, che la lasciamo perdere, cioè nel senso che non c'entra niente, così come uno chiacchiera. No? Come si diceva prima, c'era stata la guerra fredda. Era finita la guerra fredda? No, c'era. Cioè era stava continuando. Cazzo, scusate il termine. Doveva finire nell'89. Finirà nell'89. Data, diciamo, sì. Sì, data simbolica, diciamo. Data simbolica, perché qualche volta ritorna qualche sporadico. Diciamo che non c'era più la guerra fredda. Però, come ho detto prima, c'era un bipolarismo mondiale. Cioè, dopo i 45... l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti da quell'altra saranno spartiti il mondo. Come ben sappiamo, le maggiori conseguenze le subirà la Germania, che sarà frantumata in due parti, ma ne ha di più, in più di due parti, sì, diciamo... perché di fatto c'era una parte orientale e una parte occidentale, ma la parte occidentale se l'era risuddivisa tra sì. Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Francia, sì, e poi sì. C'era l'Isola Felice, no? C'era Berlino, in mezzo, che però era segata in due. Segata in due dal muro, anche quello simbolico, ovviamente. Certo. Anche se tu passavi da quell'altra parte, ti davano una fucilata. I proiettili non erano molto simbolici. No, i proiettili non erano simbolici. Però nel contesto generale, sì. E insomma, la scena dell'89 in cui i ragazzi cominciano a prendere a picconate questo muro e non gli sparano. Quella è entrata veramente quelle simboliche nella storia, quella c'è un certo.